chiacchiere. Chi siamo noi e che cosa facciamo? Io mi chiamo Roberto, faccio parte del NAVO. Allora, il NALUG è un'associazione di promozione sociale, culturale ed apartitica, composta da utenti del sistema operativo GNU Linux, appassionati di informatica, studenti, studiosi. Abbiamo Giuseppe che è un ricercatore del Dipartimento di Informatica e Sistemistica della Federico II, persone che lavorano col software libero tutti i giorni, appassionati in generale, studenti. E quello che facciamo è promuovere l'utilizzo, la diffusione e lo sviluppo del software libero, i principi che ne sono alla base e le libertà intellettuali, che sono le libertà anche del software di cui ci ha parlato Giuseppe prima. Noi crediamo che il software libero sia un eccellente strumento di libertà e tutela dei diritti civili. Perché? Alcuni dei motivi, vabbè, sono già stati detti prima, però immaginate un attimo alle opportunità di sviluppo intellettuale ed economico. Che cosa significa? Ci sono aziende che vivono sul software libero e sull'open source. Abbiamo un esempio, Red Hat, non so se ne avete mai sentito parlare, è un'azienda che fattura 2 miliardi di dollari all'anno solo con open source e con Linux. Sviluppo intellettuale perché ovviamente, ad esempio, uno studente di ingegneria informatica come può imparare come è fatto un sistema operativo se non lo vede mai? Quindi, vedendo come è fatto Linux, noi studenti possiamo imparare come è fatto un sistema operativo. Vedendo come è fatto un programma, impariamo come si scrive un programma veramente. E questo ovviamente è una grandissima cosa. E soprattutto il fatto che sia gratuito abbatte tutta una serie di barriere. Ci sono un sacco di laboratori che vengono costruiti in paesi in via di sviluppo che appunto si basano su Linux e sul software. Vabbè, alcuni degli eventi che abbiamo organizzato negli anni scorsi, Richard Stallman, quel signor un po' pazzo con la barba e i capelli lunghi che avete visto prima, è venuto a Napoli alla facoltà di ingegneria grazie a noi, ha tenuto una lezione magistrale con tutte le varie autorità. Il Linux Day 2008, vabbè, questo è uno, poi in realtà noi lo organizziamo tutti gli anni. Il Linux Day è una manifestazione che si svolge a livello nazionale in tutta Italia, solitamente nel mese di ottobre, viene però organizzata a livello locale dai vari LUG, i Linux User Group. Noi siamo appunto uno di questi, quindi noi ci occupiamo di organizzare i Linux Day a Napoli. Nel 2008 l'abbiamo organizzato al PICO, che è il Palazzo di Innovazione della Conoscenza di Fuorirotta a Napoli. Altri progetti sono ad esempio la realizzazione di un laboratorio con sistema open source con Linux, appunto questo è quello che dicevo prima. Avete visto prima la tabella con i requisiti minimi di sistema per le differenze tra i vari sistemi operativi? In questa scuola c'erano dei computer che erano destinati allo smaltimento, cioè dovevano essere buttati in pratica, non servivano più a niente. Voi non so se avete un'idea, diciamo, noi ormai siamo abituati nell'era del consumismo a prendere le cose, dopo 2 anni il cellulare si scassa puntualmente e noi lo buttiamo e non ce ne importa più, non è mai esistito. In realtà con il passare degli anni questo sta diventando un problema sempre più grande, quello che viene, il fenomeno che viene detto obsolescenza programmata, qua ci vorrebbero altre 2 ore per parlare di questa cosa. Però diciamo che quello che abbiamo fatto è stato riutilizzare questi computer che altrimenti sarebbero stati buttati, collegarli in questa modalità che è detta thin client, ovvero con un solo computer moderno che funge da server, siamo riusciti a creare un laboratorio con decine di macchine obsolete. Quindi i ragazzi di questa scuola tutt'oggi utilizzano questi computer che funzionano, diciamo, anche come i computer che avete a casa vostra. Qui le altre edizioni di Linux Day, a Città della Scienza nel 2009, l'Università degli Studi Partenope nel 2010. Poi diciamo noi cerchiamo di fare seminari un po' di varia natura, no? Introduttivi come quello di stamattina al software libero, ma anche un attimino più tecnici per persone che lavorano e studenti. Nel 2011 all'ITIS Augusto Righi, sempre nella zona di Fuorirotta, quindi presso dell'università, varie autorità. E poi questa ad esempio è una slide, cioè una foto di un talk che abbiamo fatto sul kernel Linux e sulle origini di questo kernel, perché
l'anno scorso è il ventennale della nascita di questo programma. Come accennava Giuseppe prima, Linux è il nome di un kernel, che, ovvero non di un sistema operativo. C'è una differenza, che il kernel è appunto quella parte centrale di un sistema operativo, però il sistema operativo per funzionare ha bisogno di tutta una serie di componenti. Noi di solito siamo abituati a confondere il sistema operativo Linux con il kernel Linux. In realtà il sistema operativo non si chiama Linux, i sistemi operativi sono questi qua che vedete, sono tantissimi. E vabbè, quindi altre cose. Poi vabbè, noi ci riuniamo ogni due settimane più o meno e discutiamo del software libero, di argomenti tecnici, siamo tutti appassionati di informatica. Questa ad esempio è una riunione che abbiamo fatto dove abbiamo parlato di un protocollo per la programmazione parallela, una cosa abbastanza interessante. Colazione col pinguino, una mattinata che abbiamo fatto alla facoltà di ingegneria, proprio dove noi siamo di casa praticamente, così con un cornetto siamo stati un po' lì, abbiamo parlato di Linux e di queste cose qua, che un po' come quello che stiamo facendo stamattina, e abbiamo mangiato per quanto riguarda iniziative e progetti futuri. Abbiamo in cantiere, come vi ho già detto, alcuni seminari e workshop sempre nell'ambito del progetto Big Green Tour, su vari argomenti. Il primo fra tutti sarà la compilazione del kernel Linux. Quello che dicevate prima, che diceva anche Peppe, è il fatto che creare un sistema operativo per tutte le possibili combinazioni di hardware che esistono è una cosa molto difficile. Quindi voi il risultato che avete è che sul vostro computer è installato solitamente un sistema operativo che ha tutta una serie di componenti che non vi servono. Per questo, diciamo, per fare una cosa fatta per bene si può compilare il kernel. Quindi tu vai là e dici: a me che cosa serve? Sì, no, forse. Perché dire sì o no sulle varie cose sarà spiegato e insomma tutto il processo sarà seguito passo passo. Dopo giovedì 3 maggio abbiamo Luciano che ci parlerà di Arduino, che per chi non lo conosce è un controllore completamente open, nel senso che anche le specifiche hardware di questo controllore sono aperte, tutti lo possono modificare secondo le proprie esigenze e si possono fare un sacco di cose carine. Dopodiché lunedì 14 maggio introduzione a Perl. Noi abbiamo un membro del NALU che è un membro della community italiana di Perl, che è un linguaggio di programmazione molto usato anche in ambito lavorativo. E niente, quindi penso che... Ah ok, no, anche quest'anno stiamo allestendo un laboratorio, diciamo un po' come quello di prima, in un istituto tecnico, con Linux. E in questo laboratorio poi faremo dei corsi introduttivi a Linux per ragazzi di questa scuola. Vabbè, spero di non avervi rotto le scatole.